faremo zucchine sott'olio e peperoni sott'olio. Iniziamo con le zucchine. Io le ho già pulite e mondate, ora le affetterò di uno spessore di circa mezzo centimetro. Nel frattempo facciamo bollire un litro di aceto e faremo sbollentare per 2 minuti le zucchine. Quando bolle l'aceto, una manciata di sale e immergiamo le zucchine un po' per volta. Così le lasciamo bollire per 2 minuti. Dopo 2 minuti li togliamo, li facciamo scolare e li adagiamo tutti su un panno per farli asciugare. Continuiamo fino a cuocere tutte le zucchine. Quando le zucchine si sono raffreddate, cominciamo a sistemarle nei vasetti di vetro. Terminiamo sempre con dei pezzettini di aglio e le foglioline di menta. A questo punto ricopriamo tutte le zucchine con l'olio di oliva, in questo caso potete anche utilizzare l'olio di semi di girasole. Tra qualche ora controllate se sia necessario rabboccare con altro olio e potete così chiudere ermeticamente. Passata qualche ora e rabboccato con altro olio, possiamo chiudere. Le possiamo gustare appieno tra una settimana, tempo che si saporiscano per bene, e le possiamo conservare in un luogo fresco e asciutto anche per un anno. Ci serviranno una decina di peperoni, sia rossi che gialli, e per la cottura 1 litro di aceto e una manciata di sale grosso. Iniziamo pulendo i peperoni, togliamo il torsolo, i semi e la pellicina bianca che troviamo all'interno. Questi filamenti bianchi vanno tolti. E tagliamo il peperone a listarelle, più o meno della larghezza di un centimetro e mezzo, in questo modo.
Se sono abbastanza lunghi, li tagliamo a metà. Nel frattempo portiamo a bollore l'aceto. Raggiunto il bollore, una bella manciata di sale e immergiamo i peperoni pochi per volta. Li facciamo bollire per 10 minuti, li scoliamo e li adagiamo su un canovaccio pulito per asciugarsi. Una volta raffreddati tutti i peperoni, li possiamo sistemare nei vasetti di vetro insieme a un po' di aromi che ora andremo a vedere. I vasetti devono essere sterilizzati almeno per 20 minuti in acqua bollente. Sul fondo del vasetto ci mettiamo un po' di aglio fatto a lamelle, qualche fogliolina di prezzemolo oppure di menta, qualche pezzetto di acciuga sott'olio e i peperoni. Ogni tanto ripetiamo l'aggiunta dell'aglio, delle foglioline di prezzemolo dei pezzettini di acciuga e ancora peperoni. Continuiamo così fino a riempire tutto il vasetto. Terminiamo con l'aggiunta di altro aglio, altro prezzemolo e altri due pezzettini di acciuga. Adesso ricopriamo completamente di olio. Io sto usando olio extravergine di oliva, ma potete anche usare l'olio di semi di girasole. Aspettiamo un paio d'ore prima di chiudere il barattolo, perché nel caso ci volesse altro olio, possiamo rabboccarlo tranquillamente. Dopo 2 ore notiamo che c'è ancora bisogno di olio. Rabbocchiamo. Ora possiamo tappare. Stavolta concluso, noi ci vediamo alla prossima ricetta.